Nuovo autovelox attivo da sabato scorso sulla strada statale 16 in zona Sottomonte. A comunicarlo il comando di polizia locale dell'Unione Pian del Bruscolo al fine di incrementare la sicurezza della circolazione veicolare sulle strade interessate con maggiore indice di incidentalità. I dispositivi remoti di controllo di velocità sono stati installati nel tratto compreso tra il chilometro 240 e 244 zona Sottomonte. In particolare i misuratori rilevano la velocità media nella direzione Fano-Pesaro e quella istantanea nei pressi dell'autovelox nella direzione opposta. Per quanto riguarda l'autovelox sono d'accordo, è giusto sì perché così rallentano qui, perché ogni tanto un incidente non riesci mai a attraversare la strada. Qualche autovelox aiuterà sicuramente, dai, a stare un po' più attenti, perché poi tra l'altro questa è una zona che è anche un po' pericolosa con le macchine, molta gente esce dai parcheggi, neanche guarda. Speriamo che aiutino anche su questa cosa qui, non solo sull'autovelox e sul far le multe. Dovrebbero avere un po' più occhio su altro anche, secondo me. Sulla Monte Labatese, dove il tutor sarà attivo dalla prossima settimana, è stato installato sul tratto di strada statale 746 al chilometro 200, intersezione con via Lago Trasimeno. L'installazione dei tutor, frutto di una riunione del prefetto con il comandante di polizia locale, ANAS, serviranno per monitorare i tratti esaminati con caratteristiche di elevato flusso veicolare che specialmente durante il periodo estivo diventa caotico e pericoloso per coloro che attraversano la statale per raggiungere gli stabilimenti balneari e attività turistiche. Ci volevano, perché comunque sia qui corrono come i matti, tanto una strada così ci vuole, è una sicurezza in più. La statale soprattutto anche nei weekend è molto trafficata. È molto trafficata, sì, è molto trafficata e poi la sera, anche comunque quando si va via la sera, qui sfrecciano come tanto così, e quindi ci voleva, no? Cosa buona, diciamo, ecco, dai. Altro aspetto che rimane da risolvere è il restringimento della carreggiata dovuto al parcheggio delle vetture ai lati della strada, che generano situazioni pericolose per il flusso della viabilità. Allora, secondo me ci volevano. È ovvio che possiamo rimanere fregati tutti, perché per esempio c'è un tratto lassù vicino al ristorante Crista, ex Crista, dove bisogna andare ai 30. Onestamente credo che sia uno su mille che possa andare ai 30, però è vero che bisogna stare attenti, invece non sta attento nessuno. Ci vorrebbero forse delle sistemazioni di parcheggio diverse, è difficile dire per chi non ha le competenze tecniche e politiche, però sicuramente è un tratto di mare molto affollato e il traffico su una nazionale tanto.